Nel 3% dei casi gestiti dal telefono azzurro, il responsabile del disagio psicofisico del bambino è un insegnante o un educatore. Parliamo di questo con la pedagogista Narita Lissoni, referente delle linee di ascolto di Telefono Azzurro. Benvenuta in frequenza, dottoressa. Buongiorno e grazie di questo spazio. Allora, torniamo a parlare di disagi legati ai bambini. Mi sto riferendo al caso purtroppo ben noto in questi giorni accaduto nell'asilo di Milano. Cosa sta succedendo? Casi come quello dell'asilo nido di Milano non sono casi isolati. L'esperienza di un abuso pone indubbiamente il bambino in una situazione di rischio, dai risvolti non sempre definiti e non sempre prevedibili, in quanto le conseguenze possono essere dipendenti da variabili soggettive, comunque molto gravi e che possono perdurare nel tempo. Diventa urgente poter avere una legge sugli asili, poiché è importante che le strutture, come gli asili in particolare, preposte alla cura e all'educazione dei bambini, siano controllate e monitorate da autorità competenti, mi riferisco alle istituzioni, affinché possano valutare il livello di competenza degli operatori che vi operano, la qualità della loro preparazione, della loro formazione, perché non è ovvio, non è scontato che nella loro professione loro siano chiamati quotidianamente al delicato compito di relazionarsi con bambini anche molto piccoli e quindi con situazioni relazionali sempre diverse, e che quindi abbiano un grado di preparazione e di capacità nella gestione quotidiana degli eventi coi bambini. Quali sono i segnali che i nostri bambini ci danno quando subiscono degli abusi, ma di qualunque tipo, da parte di chi invece dovrebbe proteggerli, quindi dovrebbe anche in qualche modo, in questo caso specifico, magari insegnargli a crescere? Non è sempre facile riconoscere i segnali, però è importante dire anche ai genitori di non abbassare la guardia. È importante che, per esempio, i genitori o chiunque sia a contatto con situazioni che coinvolgono minori abbiano sempre le antenne alzate. È importante saper cogliere sicuramente dei segnali fisici, e mi riferisco in particolare a lesioni, ferite, morsi, lividi che non erano stati visti, per esempio, dai genitori in precedenza, ma diventa anche fondamentale cogliere quelli che sono i segnali che i bambini trasmettono, che sono le parole dette, ma anche le parole che non riescono ad esprimere, anche i comportamenti, per esempio. È importante che i genitori possano vedere se si presentano dei cambiamenti all'interno dei comportamenti del bambino. Non lo so, faccio un esempio: il bambino che improvvisamente manifesta disturbi nel sonno, un bambino che improvvisamente manifesta dei cambiamenti nelle abitudini, per cui magari evita il contatto fisico con dei parenti, persone con le quali era abituato ad avere un contatto fisico, che manifesta aggressività o che sviluppa nuove paure a frequentare un luogo piuttosto che un altro, quando piange senza evidenti spiegazioni. Questi sono solo alcuni dei segnali che possono far pensare che stia succedendo qualcosa nella vita di un bambino, anche se ogni caso a sé, e non tutti i bambini vittime di abusi svilupperanno le stesse conseguenze o manifesteranno questi segnali. Quindi questi segnali sono indicativi, a maggior ragione se tutti insieme, di un qualcosa che sta cambiando, di un qualcosa che sta succedendo nella vita di un bambino. Certo, però, soprattutto se isolati, fanno sì che non si riferiscano, a una situazione di abuso in atto. Ogni caso va valutato a sé. È importante a questo punto che i genitori, qualora vengono a contatto o si accorgono che ci sono determinati segnali, che possano confrontarsi con delle persone esperte, ma anche con Telefono Azzurro. Allora, mi riferisco in particolare al nostro canale di consulenza anche per genitori, oltre che per ragazzi, che risponde al numero 19696, è sempre attivo, oppure possano rivolgersi ai pediatri affinché possano in qualche modo valutare come interpretare alcuni segnali che i bambini manifestano. Bene, noi ringraziamo la pedagogista Narita Lissoni, referente delle linee di ascolto di Telefono Azzurro. Grazie per essere stata con noi.
Ringrazio io voi per questo spazio a disposizione. Grazie.